La sua prima visita ufficiale all'estero come ministro dell'ambiente del governo Monti, Corrado Clini, la fece in Montenegro. La stretta di mano con il suo omologo rinnovò l'impegno economico italiano nel paese balcanico. Tanti progetti già avviati ed altri da mettere in cantiere, come la partecipazione italiana alla costruzione del nuovo ministero dell'ambiente montenegrino, rigorosamente ecologico. Oggi si viene a sapere che sui 15 milioni di euro che il nostro dicastero stanziò in Montenegro sta indagando la Procura di Roma, che ha iscritto Clini nel registro degli indagati con un'accusa pesantissima: associazione per delinquere finalizzata alla corruzione transnazionale. Ma nel fascicolo dei magistrati della capitale non ci sono solo gli investimenti italiani nei Balcani. I pubblici ministeri contestano a Clini anche illeciti commessi nei progetti con la Cina, e qui la cifra è di gran lunga superiore, perché si tratta di ben 200 milioni di euro. Insieme a lui sono indagati anche la compagna Martina Hauser, assessore a Cosenza, e diversi funzionari ministeriali e manager, tutti accusati di aver messo in piedi un sistema che, secondo i magistrati, attraverso commesse a società italiane e false fatturazioni, avrebbe permesso di far uscire una pioggia di denaro pubblico che poi, dopo un vorticoso giro all'estero nei soliti paradisi fiscali, sarebbe in parte ritornato a Clini su conti svizzeri a lui riconducibili. È la stessa tesi della Procura di Ferrara, che ieri per Clini ha disposto gli arresti domiciliari con l'accusa di peculato. Anche in questo caso si tratta di finanziamenti finiti all'estero, in particolare in Iraq. Un progetto da 54 milioni per la bonifica di aree desertificate, approvato da Clini quando era direttore generale del Ministero. Il GIP, che ha disposto la custodia cautelare, scrive che l'ex ministro dell'Ambiente, oggi direttore generale dello stesso dicastero, incarico che aveva già ricoperto dal 91 al 2011, avrebbe intascato 1 milione di euro di quel finanziamento italiano attraverso 8 bonifici in una banca di Lugano, diretti su un conto cifrato. Quello riconducibile a Clini si chiamava Pesce. Per il giudice, gli indagati avrebbero messo in piedi un sofisticato meccanismo che si protraeva nel tempo. Se Clini è stato arrestato è perché il magistrato temeva che reiterasse il crimine. Una condotta, la sua, scrive il GIP, naturalmente tesa alla ripetizione. E se fosse vero quello che abbiamo sentito, sarebbe devastante, perché ininterrottamente Corrado Clini è stato al Ministero dell'Ambiente dal 1991 a oggi. Immaginiamo. Speriamo di no, viene da dire. Ma vediamo invece quello.